Vi ringrazio per tutto il calore e l'affetto che mi avete lasciato nell'ultimo episodio della serie. Il primo episodio di Luca racconta Paolo è andato decisamente bene, quindi vi chiedo di lasciare un altro mi piace per il finale della storia. Anzi, se volete altri video simili, fatemelo sapere qui sotto nei commenti e ovviamente condividete il video insieme ai vostri amici e fatemi sapere chi deve essere il nuovo protagonista. Io sono Luca Toselli e tifo Juventus. Oggi voglio raccontarvi Paolo Dybala, secondo me, parte 2. Ci eravamo lasciati nella delusione di Cardiff, alla seconda stagione bianconera di Dybala. Quell'estate rovente ci regalerà un nuovo numero 10 alla Juventus. Dopo Paul, ecco Paolo. La Juventus di Allegri è ripartita esattamente dallo stesso canovaccio tattico della stagione precedente, 4-2-3-1, con tanto di innesti importanti come Bernardeschi e Douglas Costa sugli esterni. Due cessioni importanti però ridimensioneranno la rosa. Bonucci tradirà la signora per il Milan, Dani Alves volerà a Parigi, al PSG. Paul inizierà l'annata alla grandissima, doppietta alla Lazio nella sconfitta per 3-2 in Supercoppa, tripletta al Genoa nel 2-4 della Juventus e tripletta al Sassuolo per l'1-3 finale. A marzo tornerà al gol anche in Champions dopo ben 11 mesi di astinenza. Il gol al Tottenham nel ritorno agli ottavi di finale vale il 4-3 bianconero e la qualificazione ai quarti. Il 10 giocherà una stagione strepitosa, la migliore dal punto di vista realizzativo. La Hoya sembrava aver finalmente trovato il suo apice di crescita. Numero 10, trascinatore e leader tecnico. Purtroppo nella gara di andata contro il Real Madrid ai quarti di finale la Hoya farà una brutta prestazione e addirittura verrà espulso al minuto 66. Nel ritorno al Bernabeu la Juve andrà vicinissima all'impresa, proprio senza il suo numero 10. Indimenticabile l'espulsione di Buffon all'ultimo secondo, insieme al gol di Cristiano Ronaldo che vale l'eliminazione bianconera. Paolo terminerà la stagione con un'altra tripletta al Benevento e alla fine leggeremo questi numeri. In Serie A 22 reti, in totale 26. Anche grazie alle sue giocate la Juve riuscirà a vincere Scudetto e Coppa Italia. Nella finale disputata a Roma Paolo si ritroverà a fronteggiare Bonucci, capitano del Milan, spazzato via nel 4-0 finale. Leonardo Bonucci però è destinato a tornare a Torino, nell'incredulità generale. Ancora più assurdo però sarà l'arrivo di Cristiano Ronaldo direttamente dal Real Madrid. Il portoghese venne accolto come una vera e propria divinità, anche perché la Juve non vinceva e non vince tuttora la Champions dal 96 e sembrava l'unico modo possibile per farlo. Per la prima volta in carriera Paolo riuscirà a indossare la fascia da capitano della Juventus, complice anche l'impopolare decisione di Bonucci, e anche a segnare una tripletta in Champions League contro gli Young Boys. In realtà durante la sua quarta stagione alla Juventus qualcosa andrà a rompersi. Il suo rendimento calerà e arriverà a segnare soltanto 10 gol in tutte le competizioni. La convivenza con CR7 iniziava a essere complicata e il portoghese si era preso lo status di battitore di calci di punizione e ovviamente di rigori. Nella prima parte di stagione Allegri arrivò a preferire Bernardeschi nelle gerarchie di titolarità per via delle caratteristiche di esterno offensivo che si sposavano bene all'interno del tridente composto da CR7 e Mario Mandzukic. Paolo stava per concludere la sua peggiore stagione in bianconero a livello personale, vincendo comunque Scudetto e Supercoppa Italiana. Nell'estate del 2019 però ecco che la Juventus vuole cambiare tutto, fuori Massimiliano Allegri, dentro Maurizio Sarri. Un cambio in controtendenza rispetto al passato, con la volontà di continuare a vincere, ma operando su binari differenti. Paolo venne ufficialmente messo sul mercato da parte della Juventus, con la necessità di arrivare a un giocatore, un centravanti con caratteristiche più idonee a giocare insieme a Cristiano Ronaldo. Il Manchester United si dimostra interessato al ragazzo e mette sul piatto Romelu Lukaku, giocatore graditissimo a Paratici e alla dirigenza della Juve. Lo scambio viene definito in ogni dettaglio, valutazione pressoché identica con il belga che aspettava soltanto l'ok definitivo. Paolo però non è affatto convinto, vuole rimanere alla Juventus e giocarsi le sue carte. In quel periodo il giocatore aveva diversi problemi relativi ai diritti d'immagine, una vecchia questione gestita malissimo e collegata all'ex procuratore Triulzi, una causa legale che secondo gli addetti ha contribuito al mancato passaggio Red Devils. Sempre tra gli altri in quell'estate si fanno avanti Tottenham e PSG, ma la risposta di Paolo è sempre la stessa: amo la Juve e voglio rimanere qua. Maurizio Sarri in una conferenza stampa si esprime a favore del ragazzo: se avessi 70 milioni di euro Paolo Dybala me lo comprerei io. In una delle ultime amichevoli prima dell'inizio del campionato ecco una magia di Dybala contro la Triestina. Il ragazzo durante l'esultanza mostrerà il retro della maglia per far leggere nome e numero. In quell'istante inizia una sorta di battaglia tra il DS e la Juventus stessa, una guerra che si trascinerà fino ai giorni nostri e dove nessuno è riuscito a uscire vincitore. Durante la stagione 2019-2020 ecco le prime partite, almeno inizialmente, in panchina per Paolo Dybala. Sarri parte con un 4-3-3 con Ronaldo a sinistra, Douglas Costa a destra e Higuain centravanti. Dybala sarà semplicemente la riserva del Pipita
in una sorta di ruolo come falso 9. Ovviamente Dybala diventerà ben presto un titolare, soprattutto nelle gare in cui Sarri deciderà di schierare la squadra con il rombo 4-3-1-2. Quell'anno però è maledetto perché il campionato e la Champions sono costretti a fermarsi di colpo. L'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 ha ovviamente bloccato tutto e addirittura Dybala si ritrova quasi immediatamente positivo. Una delle migliori partite in assoluto di Paolo è stata proprio l'ultima prima del lockdown, addirittura la prima giocata con stadio vuoto. La Juventus si impose per 2-0 contro l'Inter di Conte e la Hoya segnò uno splendido gol partendo largo da destra. Dopo un breve time skip dovuto alla pandemia, la Juventus perde i calci di rigore a finale contro il Napoli, in Coppa Italia. Eppure, in un insolito campionato estivo, è proprio la Juve che riesce ad allungare in classifica su Atalanta, Inter e Lazio. Paolo trascina la squadra allenata da Sarri fino al 9° scudetto consecutivo, raggiunto la sera del 26 luglio nella gara vinta contro la Sampdoria. È il 5° tricolore vinto dall'argentino in altrettanti anni di Juve. Al termine della stagione sportiva, Paolo Dybala verrà nominato MVP della Serie A. La stagione però si concluderà male. Il numero 10 si farà male proprio nelle ultime partite di campionato e non sarà totalmente recuperato in vista della sfida al Lione nel ritorno agli ottavi di finale di Champions. La Juve aveva perso per 1-0 in Francia a marzo e quindi doveva allungare e recuperare lo svantaggio. Dybala verrà inserito da Sarri al minuto 71, ma sarà poi sostituito in lacrime dopo meno di un quarto d'ora. La Juventus stava perdendo uno dei suoi migliori giocatori stagionali. La doppietta di CR7 non sarà sufficiente e la Juve verrà eliminata per via della differenza reti. Il giorno dopo Sarri verrà allontanato dalla panchina della Juventus e al suo posto verrà nominato Andrea Pirlo, che qualche giorno prima era stato annunciato come allenatore dell'Under 23 della Juve. Purtroppo, per via di diversi problemi fisici, Dybala non sarà praticamente mai presente in stagione. Pirlo riuscirà a schierarlo soltanto in 26 occasioni, molto spesso da subentrato. Il 21 maggio 2021, sia Dybala che Ronaldo riusciranno a segnare il gol numero 100 in maglia Juve nella partita vinta contro il Sassuolo. La Juve perderà il primo scudetto dopo 9 anni di trionfi. A gioire? Antonio Conte e la sua Inter. A fine anno la Juve saluterà anche Pirlo e a tornare in panchina sarà ancora una volta Massimiliano Allegri. Una delle prime richieste del tecnico livornese fu proprio quella di inserire Dybala al centro del progetto bianconero. Il contratto di Paolo era in scadenza e la dirigenza iniziò quindi la trattativa con il suo procuratore attuale, Organ Thun. Non solo, Allegri andrà a promuovere Dybala come vice capitano ai danni di Bonucci, esattamente come era stato nell'ultimo anno di gestione del tecnico toscano. Dopo un brutto inizio di stagione, dovuto anche all'addio di Cristiano Ronaldo a pochi giorni dalla conclusione del mercato estivo, la Juventus va in ritiro. La prima partita dopo quella punizione fu Juventus-Zenit, conclusa per 4-2 a favore dei bianconeri. Paolo si renderà protagonista di una doppietta che lo proietterà a quota 105 gol con la Juve, superando Platini, di cui emulerà l'esultanza, stendendosi sull'erba dello stadium. Tra ottobre e novembre le voci inerenti al rinnovo di contratto di Dybala diventavano sempre più frequenti. La Juventus e il calciatore avevano trovato l'accordo, mancano solo le firme sul contratto. I più informati dicono che sia stato proprio Dybala a cercare di prendere tempo, perché in quel momento Organ Thun non era ancora ufficialmente un procuratore riconosciuto in Italia e doveva semplicemente aspettare l'ok da parte della FIGC. Nel mese di gennaio la Juventus tesserò Dusan Vlahovic, attaccante che stava diminuamente performando a Firenze con la maglia viola. Alla prima partita in bianconero, ecco il primo gol di Dusan, su assist proprio di Paolo Dybala. Tra il neo numero 7 e l'argentino, ecco subito un grandissimo rapporto. I due sembravano fatti per giocare insieme. Dopo un paio di mesi di convivenza, però, ecco l'annuncio di Maurizio Arrivabene. La Juve non rinnoverà il contratto di Dybala, proprio a causa dell'arrivo di Vlahovic. Cambio di programma, insomma. Il calciatore non era più indispensabile. La società aveva completamente cambiato la linea di pensiero. Non sapremo mai cosa accadde davvero tra Dybala e la dirigenza. Qualcosa si era completamente rotto. Qualche settimana prima, in occasione di un gol all'Udinese, Dybala aveva scrutato in tribuna d'onore con sguardo di sfida. Era successo qualcosa e tutti i tifosi lo avevano capito. Dopo una finale di Coppa Italia persa, dopo una finale di Supercoppa persa, dopo essere stati eliminati per 3-0 dal Villarreal in Champions e dopo non essere mai stati davvero dentro la lotta a scudetto, la Juventus si prepara a concludere la sua prima stagione da 0 titoli dopo 10 anni di vittorie consecutive. Il 23 maggio, in occasione dell'ultima partita casalinga della Juve, ecco l'addio a Chiellini e a Paolo Dybala. Paolo a fine partita scoppia in lacrime e viene trascinato da Leonardo Bonucci, futuro capitano bianconero, sotto la curva per salutare i tifosi. Nella stessa settimana viene diffusa una voce. L'ultima partita di campionato a Firenze contro la Fiorentina non vedrà Paolo Dybala. In accordo con la Juventus, non partirà nemmeno per Firenze. Eppure. Invece Paolo giocherà la sua ultima partita in maglia bianconera a Firenze contro la Fiorentina nella sconfitta
purtroppo, per 2-0 nell'ultima giornata di campionato della stagione più deludente delle ultime 10, forse 11, facciamo 11. E quindi niente, Paolo Dybala ha concluso ufficialmente la sua avventura alla Juventus, decimo marcatore all time della storia della Juve, con 115 gol a pari merito con Roberto Baggio, quindi non il primo che passa in 292 partite disputate ufficialmente con la maglia bianconera addosso. E ora niente, siamo arrivati alla fine di questo racconto, di questa carriera firmata Paolo Dybala, quantomeno in bianconero, a meno di un clamoroso ritorno che in questo momento mi sento di escludere, ma vedendo un po' quella che è la filosofia della Juventus tra Bonucci, Buffon, Moise Kean, Massimiliano Allegri, forse Paul Pogba e chi più ne ha più ne metta, chissà che non possa essere semplicemente un arrivederci. Il problema qual è? Che in questo momento non sappiamo ancora dove andrà a giocare Paolo Dybala e probabilmente lo sapremo a breve, magari questo stesso video uscirà immediatamente prima o dopo della notizia ufficiale della prossima squadra di Dybala. Io sono un po' preoccupato perché questo video lo farò uscire lunedì, no? Il 23 di maggio, il giorno dopo la lotta a scudetto conclusa tra Milan e Inter. In questo momento in cui sto registrando ancora non so chi avrà vinto lo scudetto. E io sono in direzione proprio Milano, sto andando a San Siro per assistere alla partita di beneficenza di Eto'o, organizzata da Eto'o, in cui sarà presente proprio Paolo Dybala. E pensare Paolo Dybala a Milano, a San Siro, con queste voci ricorrenti e inerenti all'Inter, devo dire la verità, un po' mi preoccupa. E dopo tutto quello che ho passato, tutto quello che ho provato, tutte le gioie che mi ha regalato Paolo Dybala, immaginarmelo con la maglia dell'Inter fa davvero male al cuore, e quindi fino all'ultimo secondo mi auguro di non vedere un Dybala vestire quei colori. Paradossalmente lo preferisco a Roma sotto la gestione Mourinho, proprio Totti ha detto che stasera proverà a convincerlo ad andare a Roma, e quindi forza Roma, forza Totti, portati a casa Paolo Dybala, oppure Paolo vai all'estero e goditi un altro campionato e mantieni vivo il tuo ricordo nei cuori e nelle teste di tutti i tifosi della Juventus. Poi ovviamente è una tua scelta, sarà logico che deciderai te in base a quelle che saranno le tue preferenze. Dovessi andare all'Inter sarai un avversario da battere, di quelli che poi ti fanno anche godere di più eventualmente, perché è una rivalità forte e sentita. E io spero che questo video vi sia piaciuto, spero che questo racconto vi sia piaciuto, spero che possiate aver apprezzato questo Luca racconta Paolo Dybala. Fatemi sapere se avete apprezzato di più la divisione in due parti o se avreste gradito di più un video unico, e fatemi sapere in realtà se avete voglia di ascoltare una nuova storia inerente a un nuovo calciatore, e ovviamente fatemi sapere anche chi dovrebbe essere il nuovo protagonista. Io vi abbraccio forte 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 e vi lascio con una perla: forza Juve. Lo so che è una cosa banale, ma di questi tempi è la cosa più forte che possiamo dire, l'unica cosa a cui possiamo aggrapparci. Forza Juventus, ragazzi.